Si sono chiusi con successo all'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco i progetti Il gioco della dieta mediterranea e la merenda salutare, realizzati in collaborazione con l'ASL Napoli 3 Sud. Una sinergia vincente che va avanti già da diversi anni. L'evento conclusivo lo scorso 4 maggio presso la sala polivalente della scuola. L'obiettivo è quello di guidare gli alunni della primaria ad acquisire regole da osservare per una corretta alimentazione, soprattutto nel consumare una merenda equilibrata durante l'orario scolastico. La novità di quest'anno è stata l'introduzione del gioco della dieta mediterranea, un gioco simile a quello dell'Oca che ha consentito agli studenti di approfondire la dieta mediterranea e i suoi elementi principali. Attraverso le degustazioni in classe hanno conosciuto i legumi più rari e tipici del territorio, i pesci e i molluschi del Mediterraneo, i cereali, le farine, la pasta, le carni e le uova, l'olio e l'acqua e soprattutto come alternare nella dieta questi alimenti. Durante l'evento conclusivo gli alunni hanno presentato ai referenti dell'ASL intervenuti, Carotenuto, Mennella e Capuani, cartelloni, slogan, filastrocche, poesie e scenette pubblicitarie. Non sono mancati alla fine i ringraziamenti della dirigente scolastica Maria José Abilitato agli alunni e a quanti hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione. Non è una conclusione perché è una realizzazione di buone abitudini di vita, di comportamento che non valgono fino ad oggi ma continueranno e anzi devono continuare per assicurare il nostro star bene, non solamente dei nostri ragazzi, ma delle loro famiglie, e quindi i nostri ragazzi sapranno farsi promotori, educatori, passare il messaggio agli adulti, perché noi adulti molte volte siamo indisciplinati, mentre loro sono stati bravissimi. Io mi voglio complimentare con quei ragazzi che hanno fatto esperienza perché si vede, ma poi hanno dovuto anche memorizzare delle informazioni e lo hanno fatto in maniera egregia. Veramente è stata un'esperienza positiva. Vi voglio ringraziare, così come ringrazio i genitori che sapranno portare avanti le buone abitudini acquisite dai nostri ragazzi. Mi piace essere una scuola inclusiva, mi piace che tutte le intere classi si sono presentate. Io non amo dire sul palcoscenico, tra l'altro non è un presentare un percorso, ma presentare soprattutto se stessi, perché chi sa vedere oltre sa vedere in piccoli gesti, nei comportamenti, negli sguardi una serie di significati. E a me oggi mi ha commosso la presenza, la partecipazione, la presentazione, il coinvolgimento di tutti, ma proprio tutti i nostri giovani. Grazie. Noi abbiamo fatto una piccola parte, noi ci auguriamo che praticamente che questa parte comunque oggi è una giornata definiamo conclusiva di questo progetto, almeno per quest'anno, ma per noi dovrebbe essere il punto di partenza, il punto di arrivo, cioè praticamente questa nozione che abbiamo dato, abbiamo cercato di trasmettere tutti quanti insieme, dovrebbe essere praticamente il punto di partenza per dare queste indicazioni, perché la prevenzione se non la facciamo a quest'anno non abbiamo speranza di arrivare a un'età avanzata con problematiche, quindi la prevenzione la facciamo a questa età, quindi questo progetto rappresenta il punto di partenza per dare queste indicazioni, importanza alla dieta mediterranea e importanza quindi una corretta alimentazione e soprattutto l'attività fisica. E quello che domina purtroppo è la sedentarietà, perché diciamo, la tecnologia ha portato tante cose buone, però purtroppo ha creato una problematica che a volte è difficile da superare. Quindi tutti quanti insieme dobbiamo cercare di andare avanti, di costruire diciamo, il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, tutti i giovani che dovranno rappresentare il nostro futuro. Io vi ringrazio di tutto. Però... Bravi.